cari sacerdoti, cari diaconi, seminaristi, religiosi, religiose, e anche un saluto molto cordiale, rappresentante del comune e della regione, e anche al sindaco di Torre del Greco, dottor Palomba, in modo particolare poi certamente ai parroci di Santa Croce in Torre, parroco, viceparroco, San Domenico Soriano in Piazza Dante, e a voi in questo giorno così peculiare per la nostra diocesi, ma non solo per la nostra diocesi, per la Chiesa universale, quale appunto ringraziamo il Signore. Ritorniamo, passiamo alla parola di Dio che abbiamo ascoltato nelle letture di questa domenica. Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la vita, la sua vita, il riscatto del mondo. Questo svelamento di Gesù della sua identità messianica costituisce l'essenza della sua missione profetica ricevuta dal Padre e anche la strada unica e insostituibile della discepolanza cristiana, cioè della vita, della via alla santità che è propria di ogni cristiano. Giacomo e Giovanni si avvicinano a Gesù con una precisa richiesta per il loro futuro. Vogliono due posti privilegiati al suo fianco, cioè, come si dice da noi, vogliono mettersi a posto, vogliono sistemarsi. Ma Gesù non è del loro stesso avviso e cambia radicalmente le loro attese. Se uno vuole essere grande, dice Gesù, si deve fare servo di tutti. Se vuoi essere il primo, devi farti servitore di tutti. Ecco, il vero discepolo del Maestro è chi radica la sua vita nel servizio e nel riscatto degli ultimi. E colui, cioè quindi, contro anche una certa mentalità di oggi, che rifiuta una cultura fatta di ambizioni, di rivalità, di privilegi, e si dedica a chi è nel bisogno e nella necessità. Perché? Perché il cristiano crede nell'amore e la sua vocazione è quella di modellare la sua vita con gesti concreti di amore verso Dio, di solidarietà verso gli ultimi, verso cioè quei fratelli e sorelle più infermi e fragili che esistono in tutte le nostre comunità. È la strada che ha percorso la Chiesa da 2000 anni ad oggi. È la storia della Chiesa di Cristo. È la storia anche di tanti santi e sante napoletani e che oggi viene incarnata da Vincenzo Romano e Nunzio Sulpizio, proclamati santi domenica scorsa da Papa Francesco. La Chiesa di Napoli, la Chiesa dei mille santi, esplode di gioia per questi suoi figli, per questi due nuovi santi, acclamati dalla Chiesa universale come santi di Dio e ministri del Vangelo. È un evento storico. Poco fa qualche televisione, a Rai, mi domandava: ma è mai successo? Io ho detto no, da quello che ricordo
ma è successo che un Papa proclami due santi nello stesso giorno della stessa diocesi. E questo per arricchire tutta quella schiera appunto di santi e sante che onorano Napoli e la Campania con la loro vita e le loro opere. Due santi, diversi tempo in cui sono vissuti, diversi per età. Dicevo Nunzio, morto ad appena 19 anni, diversi per la formazione, per il loro impegno nella società, per il carisma, ma tutti e due accomunati dalla testimonianza dell'amore di Cristo, tutti e due apostoli della carità. Don Vincenzo Romano, definito un breve del faticatore, operando con semplicità nella sua Torre del Greco, seppe proporre il suo stile di pastore, facendo della carità la sua missione sacerdotale, della compassione verso gli altri uno strumento anche di umana liberazione. Tutto trovò posto nel suo ministero sacerdotale: la formazione dei ragazzi e dei giovani, la cura dei malati, l'assistenza ai bisognosi e addirittura la ricerca dei rifugi dei malviventi. E anche oggi Vincenzo Romano potrebbe fare molto anche qui. La proclamazione del Vangelo, ecco il punto, era la sua vera passione, tanto da inventare la sciabica, una pratica che consisteva nell'avvicinare le persone con il crocifisso in mano e con il campanello, per poterle evangelizzare e poi accompagnarle nella chiesa più vicina. Vincenzo Romano, pastore, mite e umile di cuore, pastore di pecore, perché lui stesso pecora dell'unico pastore Gesù. Nunzio Sulpizio, santo della normalità, il santo, oggi si dice, della porta accanto, ma un ragazzo dalla fede profonda, sorridente nonostante la malattia. Ecco, una caratteristica di questo giovane. Era devotissimo, devotissimo della Madonna, della Vergine Maria. E questo aiuto, questa assistenza, questa presenza di Gesù, di Maria, lo rese forte e coraggioso contro la sofferenza, malgrado appunto la sua giovane età. Fin da bambino, per vicende familiari, conoscete, dovette lavorare e andò a fare il fabbro nella bottega dello zio, il quale realmente, veramente non si mostrò troppo zio, lo castigava, lo faceva soffrire come non mai. E proprio per questa malattia, nonostante i tentativi fatti per mandarlo qui a Napoli a curarsi agli incurabili, morì ad appena 19 anni. Ma lui, nonostante la sua giovane età, ma la sua maturità di fede, accettò sempre e comunque la volontà di Dio. E ora è agli onori dell'altare
considerato un protettore dei lavoratori, un conforto per i diversamente abili, un esempio da imitare da parte di tutti i giovani. Ecco, cari fratelli e sorelle, siamo chiamati a celebrare la gloria di questi due santi, nel segno di quella santità che viene soltanto da Dio e che spinge tutti noi, tutti gli uomini, alla straordinaria impresa di rendere sempre più buono, di rendere migliore il mondo e la società nella quale ci troviamo a vivere. Grazie alla santità, il paradiso cui tendiamo tutti, sarà possibile ritrovarlo negli occhi di coloro che, credenti o non credenti, già lo vivono qui sulla terra, nelle mani di chi si impegna nell'aiuto ai fratelli, e sono tanti, di chi non ha paura di sacrificare la propria vita in favore di chi è oppresso e perseguitato. Don Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio hanno saputo rendere ordinaria la straordinarietà del loro vivere e del loro agire a imitazione di Cristo. Hanno accolto l'invito di Cristo: siate santi, invito rivoluzionario per una umanità troppo spessa rissosa, una umanità egoista, una umanità senza ossa, liquida. In questo nostro tempo, cari fratelli, cari amici, distratti da tante cose terrene e storditi da un falso benessere, non sempre noi cristiani sappiamo essere autentici testimoni del Maestro. Troppo spesso dimentichiamo che la nostra esistenza ci protende verso un bene più grande, quel segno che ogni cristiano può anticipare sulla terra, seguendo appunto l'esempio dei santi, che come dimostrano Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio, sono uomini e donne come noi, persone semplici, umili, eppure grandi, perché nella loro vita terrena, sull'esempio del Maestro di Nazareth, spinti da un insopprimibile anelito alla verità, alla giustizia, hanno saputo mettere al primo posto l'amore per il prossimo, l'annunzio del Vangelo, e mai e poi mai il proprio interesse personale. Come si vede dunque, la santità non è qualcosa degli altri tempi, non è qualcosa riservato ai pochi, non si nasce santi, se facciamo eccezione della Beata Vergine Maria. Dai primi cristiani ad oggi, chiunque sceglie di seguire Cristo è chiamato alla santità, che non è, consiste nel fare miracoli, prodigi, eccetera, ma consiste nel vivere ogni giorno il miracolo della fratellanza, dell'appartenenza alla stessa famiglia umana voluta da Dio. Ce lo insegna anche il Concilio. Ognuno, secondo i propri doni e uffici, deve senza indugi avanzare per la via della fede viva, la quale accende la speranza e opera per mezzo della carità. La canonizzazione di Don Vincenzo e del giovane Nunzio, dunque, non è soltanto un evento
da celebrare, come stiamo facendo oggi, ringraziare il Signore, e poi quando usciamo dalla chiesa è tutto finito, chi si è visto si è visto. Ma deve diventare un'occasione, una provocazione per la nostra vita, un invito a tutti noi di farci rivestire di quel Dio che ci parla e che ci invita ad andare verso l'alto e che vuole che ognuno di noi incarni quel messaggio di pace, di salvezza, di carità, di solidarietà, di fraternità che Lui Gesù ci ha insegnato. Con Don Vincenzo e con Nunzio noi vogliamo ricordare anche chi, pur senza questi canonici pronunziamenti come ha fatto Papa Francesco domenica scorsa, vogliamo ricordare che celebra, vive la santità chi, come le nostre mamme, sono pronte a dare la vita, chi, come i nostri papà, consegnano nelle mani dei propri figli il testimone dei loro valori cristiani e umani, chi, come quelle famiglie, che il luogo ideale, naturale, dove vivere la santità, in nome di Cristo risorto, sanno concepire la vita come puro scambio di amore tra i coniugi e dei coniugi con i propri figli. Don Vincenzo Romano e Nunzio Sulpizio hanno fatto proprio l'invito di Cristo. Ora tocca a noi rispondere, perché anche noi siamo chiamati alla santità. Chiediamo a Maria, la tutta beata e regina dei santi, di guidarci mentre siamo ancora in cammino, perché non deviamo mai dalla strada che ci conduce alla meta dell'incontro con Dio, dove viviamo, vivremo la santità per tutta l'eternità. Cari amici, fratelli tutti, Dio vi benedica con l'intercessione di Vincenzo Romano e Nunzio Sulpizio e Amaron va con pace. L'applauso scrosciante dei fedeli conclude l'omelia del cardinale celebrante, Sua Eminenza Crescenzio Sepe, nel corso della solenne celebrazione in onore dei due nuovi santi napoletani, Don Vincenzo Romano e Don Nunzio Sulpizio. Due figure di santità diverse, ma accomunate dall'amore per Maria e per il prossimo. Due uomini capaci di rispondere positivamente all'invito «Siate santi», fatti da Dio a ciascuno di noi. Una testimonianza che esige una risposta nel quotidiano, nelle opere e nella fede. La celebrazione adesso continua in diretta dalla Cattedrale di Napoli, dal Duomo di San Gennaro. E ora ci alziamo in piedi. Professiamo la nostra fede recitando tutti il credo. Credo in un solo Dio. Di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. In mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, imploriamo la misericordia del Padre per l'intercessione dei santi Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio, che hanno testimoniato con l'amore l'adesione a Cristo nell'esercizio della carità eroica. Santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti della fede, esprima nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne fecondità dello Spirito. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché la famiglia consacrata dal patto nuziale diventi scuola di vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni al servizio del popolo di Dio. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché i pastori del popolo cristiano vivano e testimoniano la carità pastorale di San Vincenzo Romano con gioia e dedizione eroica, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché giovani portatori di speranza sentano il desiderio della santità come primavera dello Spirito, imitando le virtù di San Nunzio Sulprizio. Giovane operaio, preghiamo. Perché noi tutti, membri del popolo di Dio, fedeli agli impegni del battesimo, esprimiamo nel rifiuto del male e nelle opere di carità l'imitazione di Cristo uomo nuovo. Preghiamo. Padre Santo, guarda la tua Chiesa che è a Napoli, alle cui mani hai affidato il Vangelo del tuo Figlio. Fa che non le manchi mai il frutto e il segno della santità, perché seguendo la testimonianza dei santi Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio, possa annunziare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Gennaro, San Vincenzo Romano, San Nunzio Sulpizio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Crescenzio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel Signore scambiatevi un segno di pace. Cristo, Figlio del mio Dio, che prima era del Padre, che l'opera dello Spirito Santo per rendere data vita al mondo, santo mistero del corpo e del tuo sangue, che liberci da ogni colpa e ogni male, sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
E dunque è in corso la distribuzione della Santa Eucaristia. Il pane ed il vino, simbolo della fatica umana, sono diventati corpo e sangue di Cristo e adesso vengono consumati dall'Assemblea Eucaristica, celebrata dal Cardinale Crescenzo Sepe. L'occasione è propizia per ripercorrere i fili di una giornata davvero straordinaria per la Chiesa di Napoli, nella quale è stata fatta festa per i due nuovi santi, San Vincenzo Romano, il prevete faticatore, e il santo della normalità, San Nunzio Sulpizio. Elevati agli onori degli altari, domenica scorsa, da Papa Francesco, oggi vengono festeggiati nella loro terra. Dapprima con un solenne corteo da Piazza Dante attraverso il cuore di Napoli fino in cattedrale e poi con la celebrazione della Santa Messa. D'altro canto l'Eucaristia è stata un centro pulsante della vita di entrambi. Don Vincenzo Romano fu protagonista della ricostruzione morale ed urbanistica di Torre del Greco dopo una devastante eruzione del Vesuvio. Nunzio Sulpizio invece seppe trasformare la sua malattia nel corpo e nello spirito in un'offerta d'amore per i fratelli. Due figure di santità straordinariamente attuali, come ha ricordato anche il cardinale Crescenzo Sepe nel corso della sua omelia, e che adesso andiamo a rivivere a beneficio di coloro che soltanto adesso si fossero posti alla visione ed all'ascolto. Cominciamo dalla storia di Nunzio. Decernimus ut beatus Nunzio Sulpizio. Die quarto decimo mensis octobris, anno bis millesimo dodevicesimo, in Santorum album referato. I devoti del santo lo definiscono un segno della provvidenza. L'unico figlio di Sulpizio, umile coppia di Pesco Sansonesco, piccolo paesino abruzzese, nacque il 13 aprile del 1817, a poche ore da lunedì in albis, giorno dell'annuncio dell'angelo della risurrezione di Cristo. Decisero così di chiamarlo Nunzio, anche per la forte devozione per la Santa Vergine. Proprio lo scapolare della Madonna Annunziata, Nunzio lo indosserà fino alla sua atroce e sofferente morte, avvenuta a soli 19 anni, per quella che all'epoca definirono una tubercolosi ossea, verosimilmente un cancro. Scapolare custodito tra le reliquie del santo, nella parrocchia di San Domenico Soriano a Piazza Dante. La malattia lo ha tormentato per tutta la sua breve esistenza, da quando Nunzio, a soli 9 anni, rimase orfano di entrambi i genitori, affidato a zio Domenico, fabbro violento che lo sfruttava nella sua officina. Dopo qualche anno, per le condizioni di salute sempre più precarie, si trasferì a Napoli, dove agli incurabili gli fu imputato un arto. Gli ultimi anni di vita, come attestano i dispacci di corte, li passò tra le atroci sofferenze fisiche, accolto al Maschio Angioino, curato dal medico del colonnello Wotschinger. «È morto il nostro piccolo santo», gridava la gente del quartiere alle esequie del giovane, come riportano le cronache dell'epoca, il 5 maggio del 1836, quel 5 maggio che diventerà giorno di indulgenza plenaria. Un piccolo santo nell'aspetto fisico, ma un gigante della fede che Papa Francesco ha portato all'onore degli altari insieme a Papa Paolo VI, Papa del dubbio, il Papa del tormento, colui che però concluse il Concilio Vaticano II e diede una svolta completa alla vita della Chiesa. Dalla Cattedrale di Napoli, Maria Claudia Catalano, che ha accompagnato il nostro racconto insieme ad Antonio Salamandra, ascoltiamo un suo rapidissimo contributo mentre procede la distribuzione dell'Eucaristia. Sì, sta proprio in questo momento procedendo, come dicevi Peppe, la celebrazione e la somministrazione dell'Eucaristia anche qui all'ingresso del Duomo, per poter permettere a tutti i fedeli di prendere la Sacra Comunione senza creare troppa affluenza nei pressi dell'altare maggiore, perché ricordiamolo, è davvero una basilica del Duomo stracolma per i due santi di Napoli, San Nunzio e San Vincenzo Romano. Io sono con Rita e Antonio del Comitato San Gennaro e è stata una grande emozione accogliere questi due santi qui dal patrono di Napoli. Certo che il patrono di Napoli è grande e le grazie le fa quando vuole. Le fanno anche San Nunzio e San Vincenzo Romano, una canonizzazione importante, questa per la regione ma anche per quella che è la comunità di San Gennaro, che si unisce ad altri santi in un percorso di fede importante.
Certamente, siamo veramente felici che fra l'altro sia verificato un evento straordinario della canonizzazione di due santi nella nostra regione, come ha detto il Cardinale, due santi che rappresentano due comunità opposte, diciamo. Ma ci dimostra quindi come la santità è possibile dappertutto. Siamo di... seguiamo il comitato di San Gennaro che rappresenta San Gennaro. Rappresenta San Gennaro, una preghiera che poi si amplierà a San Gennaro, a San Nunzio, a San Vincenzo Romano. Certamente. Peppe, continua qui la somministrazione della comunione, siamo praticamente alla fine della celebrazione, ti restituisco la linea. Continuiamo a tenere d'occhio naturalmente l'altare maggiore e la distribuzione della Santa Eucaristia e facciamo memoria anche dell'altro santo, San Vincenzo Romano, parroco eroico che aveva inventato il metodo della sciabica. Lui, pensate, con un campanellino e una copia del Vangelo girava per le strade, avvicinava coloro che non frequentavano la chiesa e quasi li trascinava fisicamente con la sua capacità di persuasione verso il più vicino luogo di culto. Una santità dunque immersa davvero nella vita quotidiana. Ecco i luoghi dove ha vissuto e ha operato. Torre del Greco è devota al suo parroco santo Vincenzo Romano. Non solo la monumentale Basilica di Santa Croce che lo ha visto alla guida per oltre 30 anni come pastore del popolo torrese. Ci sono anche tanti altri aspetti peculiari dell'Uprevet faticatore, proprio come la sua casa natale. Un edificio legato alla famiglia Romano di origine settecentesca che tutt'oggi conserva l'originalità dell'arredo e della composizione, proprio così come ai tempi del parroco santo. Dopo aver percorso una caratteristica e pittoresca strada dalla Basilica di Santa Croce, si arriva in via Episcopia 19 e si scorge la palazzina di due piani. Fare bene il bene. Questo il motto dell'Uprevet faticatore. Siamo a casa sua, tra i suoi luoghi, dove è nato, vissuto e dove è morto. Questa è casa di San Vincenzo Romano e potremmo dire che la santità di quest'uomo, oggi canonizzato da Papa Francesco, è nata proprio qui. La scrivania, la stanza da letto e altri ambienti sono oggi luoghi di fede e di devozione al sacerdote torrese che ha amato il suo popolo. Su pellettili essenziali e spartani a ricordare quell'umiltà del cuore tipica di una persona che ha dedicato tutta se stessa al prossimo. La casa, oggi visitabile museo, è rimasta intatta dopo l'eruzione del 1794. La casa natale di San Vincenzo Romano fu ereditata e mantenuta dal nipote Felice Romano, sacerdote, dove morì qualche anno dopo. Tutti a Torre hanno nel cuore il parroco santo e tutti si sentono suoi figli. Efficace questa scheda di Antonio Salamandra che in pochi minuti ha descritto la vita e le opere del sacerdote santo San Vincenzo Romano. La chiesa dei mille santi, ha detto il cardinale Sepe nel corso della sua omelia. La chiesa di Napoli, ricca di tante esperienze di santità che hanno condiviso e vissuto il cammino quasi svolto oggi dalla processione. Pensiamo a San Giuseppe Moscati, le cui spoglie venerate riposano nella chiesa del Gesù Nuovo, a Caterina Volpicelli, a San Gerardo, a San Filippo. Pensiamo ai tanti santi che hanno attraversato il nostro tempo. Terminata la distribuzione della solenne Eucaristia, ci predisponiamo adesso alla benedizione finale. Prendiamo. Del cardinale Crescenzio Sepe. O Signore, questa celebrazione eucaristica che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, ora celebrate la vostra. Andate in pace. Difficile trattenere la commozione dopo questo canto mariano, Salve Regina, che ha concluso la solenne celebrazione in onore dei nuovi santi della Chiesa di Napoli, San Vincenzo Romano e San Nunzio Sulpizio. È una circostanza straordinaria che il Sommo Pontefice canonizzi contemporaneamente due esponenti della stessa Chiesa, e questo ci dice l'eccezionalità del momento storico che insieme abbiamo vissuto e partecipato. Il corteo dei celebranti adesso abbandona l'altare maggiore per dirigersi verso Santa Restituta, mentre il Cardinale Sepe saluta i pellegrini che a migliaia hanno invaso la cattedrale. Antonio Salamandra. Concludiamo questa nostra diretta, Eminenza. Un saluto ai telespettatori che ci hanno seguito. Bene, saluti a tutti voi. Avete potuto insieme con noi vivere questo momento di spiritualità, che era un ringraziamento al Signore che ci ha donato questi due santi. Ecco, anche voi che avete assistito per televisione avete potuto constatare la bellezza, ecco, di queste due figure, e quindi la necessità, lo stimolo a poter anche noi fare il possibile con l'aiuto di Dio a diventare santi anche noi. Grazie Eminenza, buona serata. Questo è il commento dell'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, a conclusione di questa nostra diretta. Peppe, da qui è tutto, a te. È preciso, fatevi santi, siate santi. Questo l'appello che risuona nella parola del cardinale celebrante, che risuona nella vita di tutti i santi. San Gerardo addirittura lasciò casa sua calandosi da una corda improvvisata, dicendo alla mamma che andava a farsi santo. Voleva farsi santo anche Sant'Alfonso, compositore mirabile delle più belle canzoni di Natale e padre spirituale di, appunto,
la comunità di San Gerardo e dei Redentoristi, e ancora si è fatto santo attraverso il soccorso alle persone sofferenti, San Giuseppe Moscati, si è fatto santo attraverso il sacrificio eroico della propria vita, Salvo d'Acquisto, che viene venerato nella Basilica di Santa Chiara. Insomma, ci sono strade diverse per diventare santi, per aderire al progetto di Dio, ma tutte portano verso il paradiso, verso la gloria eterna. Abbiamo tempo per un ultimo, forse, contributo di Antonio Salamandra e Maria Claudia Catalano e poi chiudiamo la nostra diretta dando la linea al telegiornale e poi subito dopo a Campania Sport. Vediamo se sono pronti. Eccoli, avanti ragazzi. È stata una lunga diretta che abbiamo vissuto in cammino per le strade del centro storico della città. Abbiamo cercato di raccontarvi le emozioni di una Napoli che, nonostante la globalizzazione, l'individualismo, si stringe intorno a quei sani valori cristiani, cattolici, ma anche e soprattutto sociali e culturali. Il messaggio trasversale di Nunzio Sulprizio e di Vincenzo Romano che vedete alle mie spalle. Allora vi giunga il saluto mio, di Antonio Salamandra e di Maria Claudia Catalano. È stato un lungo pomeriggio. Un lungo pomeriggio, vivere le emozioni di quelli che sono i fedeli, i pellegrini giovani, soprattutto per San Nunzio, ma anche per San Vincenzo Romano e tanti seminaristi, uno spaccato sociale che dimostra quanto i santi siano del popolo e quanto ancora il popolo abbia fede. Dal Duomo di Napoli è tutto, buona serata. Bravi ragazzi, ottimo lavoro, giovani giornalisti ma di grande valore, crescono anche sotto il segno di un giovane santo come San Nunzio Sulprizio e San Vincenzo Romano. Si conclude qui questa nostra lunga diretta, daremo la linea di qui a un attimo all'edizione flash del telegiornale condotta da Margherita Salemme e poi la tradizionale puntata di Campania Sport per fare il punto sulle vicende sportive del weekend, il Napoli che trionfa a Udine, la Salernitana che vola in Serie B e per preparare la lunga vigilia della Champions. È doveroso però da parte nostra, del nostro editore Paolo Torino, del direttore Gianni Ambrosina, del regista Stefano Traditi, che ha coordinato con Daniele Montanino il lavoro di tutti noi, ringraziare anche il cardinale Crescenzo Sepe per le belle parole di stima nei riguardi della nostra emittente e tutti voi, amici ed amiche telespettatori, per la vostra garbata attenzione. Felice prosecuzione di sera da tutti voi con Canale 21.